Per far andare più forte la macchina bisogna sovralimentarla, quindi bisogna dargli una sovrappressione. Cosa significa? La sovrappressione, sappiamo benissimo tutti che abbiamo una pressione atmosferica, per comodità facciamo di 1000, ok? Per poter, e questa è la nostra linea dei 1000, per poter far andare più forte la macchina devo generare una pressione all'interno del motore, del collettore d'aspirazione, che sia sopra questo 1000, quindi che vada a 1500 o che vada a 2000, ok? Come facciamo a generare questa sovrappressione? Installando dei sistemi che generano appunto questa sovrappressione. Sostanzialmente sono tre: c'è il turbocompressore, il volumetrico e il centrifugo. Questo qua è il turbocompressore. Funziona con il gas di scarico, quindi il fumo della marmitta prima di uscire da dietro passa dentro qua. Dentro qua c'è una chiocciola, proprio come la lumaca, vedi? Fa questa spirale qui, ok? Quindi entra qui dentro, che è il foro più piccolo, viene centrifugato qua e esce da questa parte. Viene centrifugato perché qui c'è un alberino che collega un'altra chiocciola che aspira aria da questa parte, la centrifuga e la fa uscire, adesso qui non si vede, ipotizziamo che sia qua, una bocchetta che poi porta questa pressione più alta al collettore d'aspirazione e quindi genera una sovrappressione. Questo è il turbocompressore che funziona con il gas di scarico. Questo qua è il compressore volumetrico. Ha un sistema di lobby, quindi ha delle cose qua dentro, qua adesso te le faccio vedere, e viene fatto, messo in movimento tramite la cinghia, e questa cinghia è collegata alla puleggia dell'albero motore. Quando tu metti in moto la macchina, non dai gas di scarico, l'albero motore gira, fa muovere una cinghia che è la stessa cinghia che può essere utilizzata per l'aria condizionata, per l'alternatore, viene fatto muovere anche questa, vedi che è tutta multigole, questa puleggia. Come fatto? Qui abbiamo, vediamo magari così riesce a vederlo meglio, abbiamo la nostra cinghia che passa di qua, che va poi alla puleggia dell'albero motore, qui c'è un albero che mette in movimento, vedi come sono fatti? Questi lobi a spirale, entra aria da qua, l'aria dell'atmosfera, quindi A1, questi lobi la comprimono e la fanno uscire da sotto a 1,5, quindi più 0,5 o più 0,6. All'aumentare dei giri del motore, quindi salendo l'ago del contagiri, questa gira più forte e questa genera più pressione. E infine abbiamo il centrifugo. Sostanzialmente è un insieme del compressore, del turbocompressore, quindi con la chiocciola, ti ricordi? Qui entra aria che viene fatta girare dentro questa chiocciola come la lumaca, ma viene messa in movimento da una cinghia. All'interno, al posto di avere dei lobi, ha degli ingranaggi che triplicano o aumentano comunque i giri della ventolina che c'è qui dentro che aspira, in modo tale che entra sempre uno e esce 1,5, 1,6, 1,7, quello che casa madre poi ha deciso di far uscire per dare questa sovralimentazione. È solo per questo valore qua, quindi il più 0,5 o il più 1 o il più 0,3, che la macchina va più forte e riesce a guadagnare 15, 20, 30, 50, 60 cavalli in più per questo giochettino qua di sovralimentazione. Infine, si stanno presentando adesso, già da qualche anno l'hanno cominciato a utilizzare un po' in ibrido o comunque macchine molto sportive, i turbocompressori elettrici. Ha lo stesso sistema della chiocciola, vedi? Scusa, così. Da qui esce col più, quindi più 0,5 rispetto sempre alla pressione. Da qui entra, qui va direttamente in collettore, e questo qua, quello che la fa muovere non è né la cinghia né il gas di scarico, ma della corrente. Qui c'è il motore elettrico che fa girare l'alberino e muove la chiocciolina che fa poi generare la pressione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, se ti piace condividilo e se vuoi approfondire il discorso scrivimelo qua sotto, io sarò ben felice di risponderti, cerco di rispondere sempre a tutti. Ciao, alla prossima!